io lavoro per tag24.it dell'Unicusano. Ha detto Giulio, aspetta che sposto la macchina. È bella, boh. Quello si vede che aperto. Allora, praticamente. Visto, è inutile che lui dice cose. Okay. Lui, questo con la RAV4, si è accostato. Sì. E in mezzo alla strada, praticamente, invece che... Cioè, non ha controllato se sopraggiungeva qualcuno? Si è accostato, ma non è che si è messo bene di lato. Ha preso e si è accostato, vedi, a metà del cassonetto, quindi in mezzo alla strada. Quindi neanche per bene. Cosa che qua no, succede sempre, perché qua sì, è tutta una doppia fila. Sì, ma almeno se ti accosti, cioè vedi quanto spazio c'hai, mettiti così, no, in mezzo alla strada. Quindi, dopodiché lui ha preso, manco il tempo di finire di accostare, e ha aperto lo sportello. E lui, la cosa divertente è che lui dice di no. Dice, io non ho aperto nessuno sportello, però guardate come sta lo sportello. È aperto, perché quando lo sportello è chiuso, va in dentro, sì. Non è piegato fuori, no? Sì. Quindi lui ha aperto senza guardare. Per fortuna poco, non è manco sceso, perché sennò gli tranciavano le gambe. Questo qua, bianco, la Renault, voleva... Stava girando, probabilmente. No, non stava girando. Dentro e voleva praticamente voleva passare e ha fatto così, si è stretto troppo questo bianco e nel momento in cui l'ha aperto si è creata una carambola, ha fatto da perno, ha fatto così e questo nero gli è entrato dentro. Quindi se si è creata una carambola e un botto del sì, sì, comunque tutti andavano allo stesso senso, quindi non è che sì, okay. Sì, no, nessuno girava. Nessuno, diciamo la colpa attorno. Principale è quello dello sportello. Sì, ma pure quello bianco ha stretto troppo, cioè ha fatto proprio così perché voleva passare, c'aveva fretta, gli è andato proprio dentro. Qua vanno tutti di fretta, mamma mia. Sì, grazie. Vabbè,